Benvenuti, benvenuti in questo nuovo video per la rassegna Il risveglio dell'anima che tengo per la libreria esoterica Cavour. Anche questo, cari amici, è un video che definisco urgente. Urgente per il momento in cui siamo, il periodo che stiamo attraversando e per tutti coloro che sono in cammino. Ovviamente mi riferisco a tutti coloro che sono all'interno di un'indagine occulta, all'interno di una ricerca alle risposte dei misteri dell'esistenza, all'interno di un cammino cosiddetto spirituale. Nell'ultimo video, quello sulla porta stretta, come passare dalla porta stretta, perché per entrare nel regno dei cieli bisogna passare dalla porta stretta, perché larga è la via che conduce alla perdizione. Abbiamo visto qualche aspetto nel video l'ultimo pubblicato. Lì abbiamo trattato un principio fondamentale che in tanti di noi nel mondo occidentale abbiamo perso, stiamo perdendo, che è l'umiltà, questo sapore, questo atteggiamento favoloso, questo vestito così delicato che noi come anime dobbiamo tornare ad indossare per poter passare dalla porta stretta. E vi ho parlato di un po' di cose che vi hanno risuonato, perché ci siamo sentiti, mi avete scritto in tantissimi. E quindi vi ho parlato dell'umiltà. L'umiltà. Sì, che bella parola, umiltà. Umiltà. Essere umili. In questo video vi voglio parlare di un altro aspetto fondamentale, più tecnico. Ovviamente vi dovete passare la possibilità di fare un compendio di quello che sono altrimenti andrebbe raccontato ed esperienziato in un seminario almeno di una giornata. In questi video cercate di cogliere i messaggi, gli impulsi, cercate di accogliere ciò che arriva, cercate di cogliere il mio sentimento, cercate di farvi impregnare da qualcosa, se questo qualcosa poi arriva, non si sa mai. In questo video vi voglio parlare del corpo astrale, del corpo emozionale, precisamente del corpo emozionale che noi prendiamo nel pianeta Terra nel momento che scendiamo. Noi siamo un'anima e siamo all'interno di un corpo. Questo assunto lo conosciamo tutti, lo ripetiamo tutti, lo scriviamo su Facebook, su Instagram, mandiamo i messaggini quando dobbiamo rimproverare qualcuno che si comporta in un certo modo, però oggettivamente questo non vale nulla. Oggettivamente questo assunto non vale nulla se non riusciamo a viverlo, se non riusciamo ad esperienziarlo. L'anima ha un suo corpo, sì. Non è il corpo dell'anima, il corpo di luce, non è un qualcosa di astratto o un qualcosa che possono provare solo i maestri di saggezza. Siamo portati proprio noi in questo momento, i numeri 4, a fare questo salto quantico, riuscire ad indossare questo meraviglioso corpo che è all'interno di noi ed è nascosto, come il tesoro. Il regno dei cieli è come quell'uomo che trova un tesoro nel campo. Lo trova e poi lo nasconde di nuovo. Pieno di gioia va, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Perché ha fatto. Quello che cercava l'ha trovato. Ha trovato il contatto con ciò che lui è, la sua anima, il corpo dell'anima. Oggi lo vediamo in dettaglio. E c'è un aspetto molto importante. Va, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cosa significa vende tutti i suoi averi? Si disidentifica da tutti i pensieri che fino a quel momento ha provato. Tutte quelle idee attraverso cui ha guardato il mondo. Tutte le idee che ha raccolto dal papà, dalla mamma, da quando era bambino, dal prete, dalla televisione, dagli amici, crescendo, ha intensificato ragionando e pensando e guardando il mondo attraverso quelle idee. E a rinunciare agli attaccamenti, vendere i suoi averi, vendere i propri attaccamenti. Perché ha trovato ciò che è. L'attore si è riconosciuto e si è ricordato di essere un attore e non è il protagonista della commedia. Meravigliosa, ve la voglio raccontare questa cosa. Come sapete, sempre più persone incontro individualmente attraverso degli incontri vis-à-vis e le accompagno per un percorso
Molto bello. Allora una signora mi diceva, ok, ma fuori nel mondo accadono cose che è impossibile non star male, non provare rabbia, anzi, secondo me è proprio un raccontarsela. Se non riusciamo a provare rabbia o rancore, o odio, o paura verso qualcosa che accade all'esterno, davanti ai nostri occhi, vuol dire che c'è qualcosa in noi che è sbagliato. E gli dicevo, no, non è così, tu stai guardando con gli occhi della personalità, tu stai guardando con le idee che hai del mondo e che hai preso nel mondo, ma tu non sei questo. Tu sei un'anima e hai un corpo fisico, emozionale, mentale, ma non sei questo corpo. Questo corpo ha le sue leggi e tu stai guardando il mondo attraverso queste leggi, gli stavo dicendo. Però ovviamente, come scrivo anche nella mia pagina pubblica Facebook Pensiero Caffè, colui che non è entrato in contatto col suo tesoro, colui che non ha indossato gli abiti dell'anima, oggi ne parleremo, non può sapere che ci sono questi abiti. Sì, lo può presupporre, può fidarsi di me. Infatti, occorre fede per un buon periodo di lavoro. Vivere come se quella cosa esistesse, anche se io non la vedo, non la provo. Allora gli ho fatto questa analogia terrificante. E gli ho detto, signora, ma tu guardi, hai visto, quando eri più giovane, delle telenovelas? E lei mi fa, sì, Beautiful, anche io guardavo Beautiful. Io, Federico, guardavo Beautiful da piccolo perché mia mamma era fan di questa serie televisiva. E allora gli ho detto, bada bene. Il rapporto tra anima e personalità è tutto qua. Ascoltami bene. Hai presente il protagonista Ridge Forrester? Non me ne vogliate cortesemente. Sostenetemi ugualmente, anche se faccio queste analogie terrificanti. Ecco, Ridge Forrester è un personaggio, è una maschera momentanea che l'attore Ron Moss sta indossando. Ma guarda bene, se Ridge Forrester litiga con Brooke Logan o con suo papà Eric Forrester e arrivano alle mani, oppure succede un qualcosa di terrificante a qualche suo familiare fatto da qualcuno all'esterno. Ridge Forrester va in reazione, prova rancore, prova rabbia, cerca di fare qualcosa, prova paura, come tutti quanti i personaggi di questa commedia. Ma Ron Moss, che è il nome dell'attore, per analogia quindi l'anima, osserva e impara ciò che accade. Divertito anche, ma come si fa a vedere come stanno realmente le cose dentro l'apparenza? Bisogna avere lo sguardo animico. Se non sei anima, non puoi vedere le anime. Se non sei anima, non puoi vedere il regno dei cieli dentro situazioni così pesanti che tutti quanti noi giornalmente siamo portati a vedere. Questo è il gioco. Potrebbe essere difficile, ma cercate di nutrirvi di questa possibilità, perché se no non entrate nel regno dei cieli, non avete alcuna possibilità se non vi date la possibilità di sognare. E questa è la realtà. E questa è la compassione. Io sono andato a Napoli e per andare a vedere un'opera di Caravaggio, le sette opere di misericordia di Caravaggio, opera pazzesca, Caravaggio numero 5, sono dovuto passare dal quartiere Forcella di Napoli, il quartiere uno dei quartieri più pericolosi di Napoli. Allora mi sono tuffato in questo quartiere, portavo gli legolani, i nero, ci voglio, donna, te qua, e su e giù. Se ho l'idea che questo modo è pericoloso, che questo atteggiamento e loro sono pericolosi, entro con lo stato pauroso e ogni singolo aspetto lo vedrò terrificante. C'era la mia compagna, infatti, che aveva una paura, teneva i bambini stretti, erano le 9:30 di sera. Invece mi sono tuffato con questa amorevolezza più totale, ed era bellissimo vedere come smerciavano, non so cosa smerciassero, non so, non chiedetemelo. E urlavano, e si spingevano, chi faceva una cosa, chi faceva un'altra, ma era straordinario. Allora la mia compagna mi fa, ma cosa c'hai? Ma per me era un Per me ero tornato bambino a buttarmi in questo gioco meraviglioso, un po' pesantuccio, senza dubbio.
Ma straordinario! Allora il giorno dopo sono andato a vedere l'opera di Caravaggio, le sette opere di misericordia, che è proprio in zona Forcella, guarda caso. Allora mi sono messo lì con l'atteggiamento maschile, con l'atteggiamento della personalità, e ho detto, ho creato aspettativa, adesso lo vedremo, questa è una trappola, l'aspettativa è una delle trappole più grosse in questo momento. Sono andato lì davanti a questa opera meravigliosa, c'erano le sedie e c'erano diverse persone, e allora sono entrato con l'occhio che doveva riuscire a vedere qualcosa, perché io, dai, ho fatto tanto lavoro su di me, sono andato lì per nutrirmi di fuoco, per vedere il regno dei cieli attraverso questa opera maestosa. Con l'aspettativa di dover vedere qualcosa, all'inizio non riuscivo a vedere nulla. Guardavo. Ero entrato in quel loop. Ma cos'è che dovrò guardare? Il chiaroscuro di Caravaggio, cosa dovrò guardare? Quello lì che è seduto con i muscoli perfetto, il disegno è bellissimo oggettivamente, ma non mi sto trasformando. Ma lei è bellissima lì che pone il seno per abbeverare colui che è dietro le sbarre. È bellissimo, ma non mi sto nutrendo, non sto sentendo. Di fianco a me c'era un professore con degli studenti di 14-15 anni. E diceva, questo è il chiaroscuro caravaggesco. Guardate le definizioni di colui che porta la lanterna. A un certo punto mi guardo verso quei ragazzi, avranno avuto 14 anni. Si stavano facendo due palle grandi come un toro. Non vedevo l'ora di andare via. E lì mi fu tutto chiaro. Allora ho chiuso gli occhi. Ho fatto scomparire, dopo è lavoro un po' di anni che faccio questo lavoro, ho azzerato tutto, non sono nessuno, non conosco niente. Ho visto le aspettative e le ho lasciate andare via come delle barche in riva al mare, come delle barche alla deriva, in un oceano alla deriva. Ero rimasto solo io, senza nessuno dei miei involucri, pura coscienza. E ho cercato di attingere alla mia fonte, nella porta cardiaca, per spruzzare un po' di amorevolezza nell'aria. E ho indossato prima questo atteggiamento, questo vestito, l'amorevolezza. Ho aperto gli occhi e il regno dei cieli era davanti a me, dentro l'opera di Caravaggio. E sapete che cosa ho visto mentre contemplavo con grande commozione questa cosa, con questo stato di estasi? Io ho visto i napoletani di Forcella, quelli che girano l'angolo. Uè, oh, mamma qua, sì, è qui, vieni qua! Questa apparente pesantezza! Ho visto lo splendore uscire da tutti i pori! È della stessa amorevolezza che esprimono le anime all'interno di quei corpi che compiono gesti così pesanti in quei quartieri così difficili. All'interno di alcuni involucri che vediamo pericolosi, i delinquenti, coloro che fanno atti malvagi, lì all'interno dobbiamo avere la forza e la capacità di vedere l'anima all'interno, che è spaesata all'interno di quei corpi. Quei corpi hanno l'assoluto dominio. Se non riusciamo ad entrare in questo atteggiamento, se non ci diamo la possibilità di avere occhi per vedere, vedremo sempre ciò che appare. Quindi quel pezzo di merda che ha fatto violenza su lei, quel pezzo di merda che ruba, i politici che rubano. Vedremo un mondo pieno di persone di merda. Ma dentro quelle persone, dentro quel personaggio, c'è un attore, bambino, una nebba bambina che sta cercando a suo modo di imparare ad interagire con della materia che non conosce e sta facendo fatica. Allora la compassione esplode nel nostro sguardo e riusciamo a vedere la luce all'interno delle forme. E questo è un lavoro che si può fare. E oggi vi voglio parlare di questo periodo evolutivo. Perché per riuscire a trovare il proprio tesoro, perché quando sei in quello stato è quello il tesoro, per riuscire a trovarlo, per riuscire a trovare questo tesoro, noi dobbiamo fare un lavoro. E il lavoro fondamentale di questo periodo, sia a livello esoterico, quindi esterno, globale, ma a livello esoterico che ci interessa a noi, numeri 4, è dominare la bestia. E dominare il nostro corpo astrale, dominare il nostro corpo emozionale. Viene definita in tanti testi la bestia.
Ed è perfetto questo nome che gli viene dato. E ce ne accorgiamo nel momento che siamo in televisione e guardiamo qualcosa, bambini maltrattati nell'asilo tal del tale. Non sentiamo forse all'interno di noi una forza che sta cercando di scagliarsi con tutta la forza all'esterno? E poi arriva il nostro mentale, perché il gatto e la volpe, corpo astrale e corpo mentale, ma oggi voglio trattare il corpo astrale, che è la dimensione dell'ultima battaglia, quella che ci riguarda in questi anni. Allora cosa succede? La stessa bestia reagisce nello stesso modo, magari con degli episodi così brutti, giustificati, anche se ripeto e vi ricordo che ogni esperienza, pur brutta a livello etico esternamente, non porta con sé carica emotiva. La carica emotiva gliela diamo noi. Noi dobbiamo riuscire a dominare la bestia, la stessa bestia che reagisce nello stesso modo davanti ad atti così brutti quando siamo alle poste. Siamo alle poste per ritirare una busta, per ritirare una raccomandata, che faccia capire che cos'è questa raccomandata, chi che me la manda, chi che mi manda questa raccomandata. E sono mezz'ora che sono alle poste, perché alle poste sono straordinariamente lenti. E a un certo punto, dopo che è mezz'ora, che è caldo, sono 40 gradi, non vanno neanche i condizionatori, mi passa la signora di 70 anni piano piano e mi si intrufola davanti. E allora sentiamo, avremo voglia di prendere tutto ciò che abbiamo in quel momento e spaccargli la testa a manganellate alla vecchietta. Non so se vi è mai capitato voi questa cosa qui, questi atti di... Questo non siamo noi. E per riuscire ad entrare nel regno dei cieli, per riuscire ad entrare dalla porta stretta, dobbiamo dominare questo nostro corpo. Dobbiamo dominare la bestia. Seguitemi. Allora, noi come anime dobbiamo immaginarci, fantasticando, di ognuno di noi prima di scendere in incarnazione, prima di scendere in questo momento, prima di scendere in questa precisa incarnazione. Eravamo lì, di fianco a dei nostri angeli, apposta per noi, dei consulenti, dei collaboratori. E noi che siamo lì diciamo, bene, allora io voglio imparare in questa nuova vita voglio raddoppiare il mio talento, voglio raddoppiare la mia capacità di provare fiducia nell'esistenza. Oppure un altro che dice, no, io in questa incarnazione voglio scendere giù perché voglio imparare ad interagire con la fratellanza. Allora questi angeli ci dicono, cavolo, siete un po' pretenziosi, ragazzi. Ma siete proprio sicuri? Perché se scendete in questo periodo, è un periodo difficile a cavallo del 2000, un cambio di ere, c'è una lotta cosmica in atto. Volete veramente farne parte all'interno e all'esterno di voi? Sì, è meraviglioso, noi rispondiamo, perché c'è una grande opportunità. Quando c'è questo grande caos, come in questo momento, riusciamo a fare di più rispetto a una vita ordinaria. Magari riusciamo a capire, a comprendere e a raddoppiare più talenti in una sola vita rispetto a 7, 8 vite precedenti o future che non sono in un periodo così difficile. Allora gli angeli ci guardano e ci dicono, va bene, Lord, dai, coraggio, vai giù, in bocca al lupo, ce la farai. E quindi ognuno di noi traccia il suo piano di volo e comincia a definire delle prove che dovrà affrontare, grosse per il momento, grosse per il risultato che vuole ottenere. Se io voglio trasformare i miei talenti, ne voglio trasformare tanti, dovrò affrontare tantissime sfide difficili. Allora, badatemi bene, noi come anime scendiamo in questo pianeta, attiriamo a noi come capacità biologica, come capacità innata, seguitemi, non prendetemi mai a livello letterale, cercate di fantasticare con me, seguitemi, lasciatevi andare, lasciatevi trasportare. Se c'è qualche trasporto, perché sennò... Vabbè, dai. Allora, come anime scendiamo in questo pianeta, attiriamo della materia fisica, della materia emozionale, della materia mentale, dall'ambiente, il luogo in cui scendiamo. Noi attiriamo, non scendiamo dentro un corpo. E già questo principio basterebbe per chiudere il video. Perché se riuscite a far vostro questo assunto, questo principio, e sentirlo, secondo me siete già a livello numero 5. Perché sconfiggete di fatto con questa comprensione, con questa conoscenza, sconfiggete di fatto la paura della morte. E di conseguenza si sfaldano e si dissolvono tantissime paure inutili che noi abbiamo.
per esempio la paura. Vabbè. Quindi scendiamo per materia fisica, materia emozionale e materia mentale in base al luogo e il tempo in cui scendiamo. Questa materia ovviamente è pesante, no? Vi ricordate? Livello numero 4, livello numero 3, livello numero 2, livello numero 1. Noi ci rivestiamo come anime di materia e oggi vi voglio parlare della materia astrale, quindi, perché lo prendiamo nella materia fisica, emozionale e mentale. Però oggi voglio parlare del corpo astrale. Quindi noi scendiamo, ci siamo presi in materia fisica, ci prenderemo la materia mentale e ci stiamo prendendo la materia emozionale dal pianeta. Dobbiamo immaginare di immergerci in un'acqua. Questa è un'acqua, questo è un oceano, è l'oceano della dimensione astrale del pianeta. Noi come anime ci immergiamo in questa dimensione e attiriamo a noi il nostro corpo emozionale, il nostro corpo astrale. Come vedete, la materia emozionale che prendiamo è al massimo a livello numero 4 e ci rivestiamo di questa corazza, di queste emozioni pesanti. Quest'acqua però non è un'acqua normale, è un'acqua dopata, è un'acqua influenzata, è un'acqua dominata da queste entità diaboliche che governano in assoluta, con assoluto potere e predominio, tutta la materia fisica, emozionale e mentale entro il livello numero 4 e noi prendiamo lì i nostri corpi. È questo il gioco. Ascoltatemi bene. In questo mare, le cellule della materia emozionale, quindi il nostro corpo astrale, ha già dei programmi, ha già delle influenze. E soprattutto in questo momento, che siamo portati a compiere questa battaglia finale e si svolge proprio nella dimensione astrale, badatemi bene, poi se non toccherò i punti, tutti i punti fondamentali, farò un altro video in merito a questa cosa che è molto importante. Queste entità diaboliche che sanno che perderanno la battaglia, oppure sentono che stanno perdendo, stanno provando l'ultima controffensiva, stanno provando il colpo di coda. In tanti testi viene riportata questa, ma adesso non tocchiamo questo principio qui. E quindi stanno facendo, cosa stanno facendo? In questa materia liquida, nella dimensione astrale in cui noi prendiamo il nostro corpo, le influenze che aleggiano e l'imprinting di ogni singola cellula sono le emozioni che conosciamo tutte, le emozioni della separazione, del possesso, del rancore, oppure dell'euforia! Non sono emozioni superiori, non sono emozioni che possono solo salire, sono emozioni soggette alla forza di gravità. Questo è materiale liquido soggetto a forza di gravità, quindi tende ad andare verso il basso perché è dominato da queste entità diaboliche. E in questo preciso momento le correnti che stanno soffiando, perché le stanno soffiando loro queste correnti, per un motivo nutritivo, perché noi ovviamente prendendo questo corpo la vita soffia attraverso di noi come anime, noi come anime diamo vita a questi corpi. Ma queste entità diaboliche che non hanno il collegamento diretto con il padre si possono nutrire solo dell'energia surrogata che gli diamo noi. Quindi l'energia pura che trasformiamo in rabbia e quella rabbia loro si nutrono. La paura e di quella paura loro si nutrono, vedete? Quindi il loro interesse in questo momento è far soffiare delle correnti in cui noi siamo immersi col nostro corpo astrale che sono la paura, che sono l'aspettativa, i desideri materiali e i desideri di sapere. Lasciatevi scivolare queste cose, cercate di razionalizzare, se no non ne uscite, credetemi. In questo momento è come se noi fossimo costantemente avvolti, costantemente attraversati da correnti di paura e aspettativa. Fateci caso, ogni santo giorno abbiamo la possibilità di provare paura. I media che sono sotto il dominio loro provano in tutti istanti a mandarci informazioni, a mandarci delle onde, a mandarci dei proiettili, a mandarci delle notizie che ci fanno tremare come una foglia, che fanno tremare la bestia come una foglia. Oppure provocano la bestia con delle notizie negative o delle notizie provocatorie. E la stessa cosa non la fanno solo a livello diretto attraverso i media, la fanno anche a livello sottile. Loro hanno la capacità, perché è materiale influenzato da loro, di proiettare sui nostri corpi dei pensieri che non sono nostri e noi ci identifichiamo con questi e di conseguenza andiamo in reazione come dei pupazzi
come degli zombie, ad arrabbiarci l'uno con l'altro. Ci vogliono mettere uno contro l'altro per nutrirsi, perché è il loro colpo di coda per cercare di riprendersi parte del potere che sentono che stanno, perdendo. Seguitemi. Qual è tra queste? Guardate, prendiamo oggi la paura, perché sull'aspettativa c'è un lavoro da fare un po' più semplice, perché lo possiamo fare anche coadiuvati da una parte più elevata del mentale che prendiamo qui, che si chiama io, il maggiordomo, l'io osservatore, può aiutarci a sgridare i venti, però ne parliamo più tardi se riusciamo, in questi minuti che sono rimasti. La paura, qual è il problema? Anche gli animali hanno la stessa paura. Gli animali, le bestie, attaccano perché hanno paura, ok? O perché hanno fame. È la stessa identica cosa del nostro corpo astrale. L'unica cosa è che noi abbiamo un mentale sviluppato. Quindi, a paura, vibratoria normale, se prendiamo questo materiale, perché è fatto di paura questo materiale, ce lo indossiamo, i nostri pensieri creano altre forme pensieri analoghe alla paura. Quindi non solo siamo attraversati da quello che è il nostro pianeta, da quello che è la dimensione astrale di questo pianeta influenzato da queste entità diaboliche, ci costruiamo altrettante paure che sono le forme pensiero collegate al nostro campo vitale. È la paura del lavoro, è la paura che la fidanzata mi lascia, è la paura della salute, è la paura della vecchiaia, ogni singola paura. E ce le costruiamo e ogni giorno le nutriamo e ogni giorno gli diamo energia e queste forme pensiero diventano dei gorilla, degli orango. E sono vive queste entità, sono entità astrali che abbiamo dato vita a noi e nutriamo noi, quindi vogliono cibo da noi. Quindi sono in perfetto rapporto con queste entità diaboliche, loro vogliono cibo e loro vogliono che loro estrapolano energia da noi, che possiamo dare energia e sostenere. La nostra attenzione, se va rivolta verso i pensieri bassi, verso le emozioni pesanti, non va altro che intensificare questo discorso, non va altro che intensificare questa dimensione. E quindi qual è il lavoro da fare? Il lavoro da fare, e bisogna fare un percorso per farlo, nei seminari, se verrete lo faremo perché abbiamo delle ore insieme, seguitemi. Qual è il lavoro da fare? Noi dobbiamo trovare il tesoro all'interno del nostro campo, giusto? Dobbiamo trovare il tesoro, dobbiamo trovare il corpo dell'anima che è schiacciato da questa bestia. È la parabola della zizzania. Noi entriamo in questo pianeta e abbiamo i semi di grano e poi dopo arriva il diavoletto che semina la zizzania. Loro vanno da Gesù e gli dicono: ma maestro, abbiamo visto che nei semi di grano c'è anche la zizzania, cosa facciamo? La portiamo via? No, non portatela via, lasciate crescere tutto e poi al momento giusto, adesso, qui e ora, bruciate, togliete la zizzania, discernimento, togliete la zizzania, pensieri ed emozioni del sistema, di Matrix, la bruciate e rimarrà solo il corpo dell'anima, rimarrà solo il grano. Io vi parlo solo di cose che ho esperienziato e ve lo posso garantire una volta che riuscite a sentire il vostro corpo dell'anima. Il corpo dell'anima, il corpo emozionale superiore, che cos'è? È l'amore e le sue mille sfaccettature. Voi dovete immaginare che il nostro corpo emozionale superiore, il nostro tesoro all'interno del campo che è nascosto e dopo noi lo nascondiamo e dobbiamo vendere tutte queste influenze, tutti i nostri attaccamenti della personalità per vivere all'interno di questo abito, di questo corpo. Dovete immaginare che l'ingenuità, la compassione sono dei pezzi di materia elevata, emozionale, che ci va a comporre il nostro corpo emozionale, lì possiamo stare. Dovete immaginarvi che l'ingenuità è il nostro braccio destro. Dovete immaginare che la compassione è il nostro viso, che il perdono è il nostro petto, che la tenerezza, la giocosità, la leggerezza. Questo è il nostro tesoro e se riuscite a entrare in questa amorevolezza, con questo atteggiamento, potrete guardare ogni cosa nel mondo, anche quello più pesante, riuscirete a vedere la realtà, perché questo è il mondo dell'apparenza, è il mondo del videogioco. Ok, quindi cosa dobbiamo fare? La paura deve diventare pace. Pace, la quiete all'interno della tempesta. Quando c'è la tempesta non scappo via, sto in presenza. Perché devo, con un lavoro su di me, portare pace all'interno della paura che soffia e le onde che mi montano sopra. L'aspettativa deve diventare fede. Non devo porre ogni singola cosa. Dei ragazzi che mi chiamano, noi abbiamo letto Maharshi, abbiamo letto Maharishi, abbiamo letto Yogananda, abbiamo letto tutti i volumi di qua, di là. Te li hai letti? E io ho fatto, no,
Ma allora come facciamo a risolvere le cose? E ho detto, guarda, secondo me sei dei problemi, è perché forse hai letto tanto e ti sei costruito altre identificazioni, altri attaccamenti, altre idee, chissà che idee ti sei costruito leggendo quei testi. Il mio lavoro è togliere tutta sta roba, ritrovarsi alla sorgente e cercare di indossare degli abiti che sono nascosti all'interno del nostro armadio interiore. E allora, quindi non dovete avere aspettativa, non dovete avere aspettativa perché quella è la necessità di controllo del nostro corpo mentale che prendiamo dal sistema, che è ciò che è in collaborazione col corpo emozionale, che è dominato da queste entità diaboliche. Dovete lasciarvi andare, non avere aspettative. E loro fanno, ah ok, dopo 15 secondi non se ne rendono neanche conto, ma quindi cosa impareremo dopo il primo incontro? Vi rendete conto che dovete avere fede, lasciate andare, facciamo parte di un corpo molto più grande, molto più saggio di noi, lasciamoci trasportare, non nuotiamo controcorrente, ok? E poi desideri, cerchiamo di accumulare tesori nel regno dei cieli, che sono queste cose che vi ho detto prima, ok? Di non accumulare tesoro nel regno dei cieli. Quindi vedete la porta stretta, per quale motivo è porta stretta? Perché in questo istante noi abbiamo indosso questo materiale che risuona ed è posizionato in una stazione radio che ascolta per la stragrande maggioranza dell'arco della nostra giornata le voci di queste entità, di queste forme di pensiero che noi abbiamo generato in risonanza a queste entità diaboliche. E quindi il nostro corpo, la nostra bestia, vuole arrabbiarsi, vuole odiare, vuole provare rancore, ha paura, la nostra bestia ha paura! È come nel film Avatar. Vi ricordate il protagonista Jake Sully? Aveva perso l'uso delle gambe, gli danno la possibilità di andare su Pandora e prendere un nuovo corpo. Guardate che meraviglia! Prendere un nuovo corpo, dove potrà riutilizzare le gambe in un nuovo corpo. Allora all'inizio deve cercare di coordinarsi, perché sennò va a sbattere, cade, eccetera. Dopo un po' che si è coordinato, incontra questa ragazza, questa indigena del popolo Na'vi, e lei gli dice: qui non ci sono ciao, qui non ci sono wey! Il nostro saluto è: io ti vedo, io ti vedo. È la stessa cosa che vi ho raccontato prima, nell'angolo di Forcella, in mezzo a quei viali così pesanti. Io ti vedo. Ma io ti vedo realmente solo se ho questi occhi qui. Questi occhi qui riescono a vedere le anime all'interno dei corpi, la luce all'interno delle forme pesanti. Quindi dobbiamo passare da questa porta qui, dobbiamo trasformare questo in questo. Ma come si fa? E questa è la difficoltà. E allora cosa succede? Nel momento che lui è pronto e riesce a coordinare il suo nuovo corpo, nel regno di Pandora, gli propongono un'iniziazione dopo che ha vinto gli scetticismi della collettività. E gli dicono, andiamo lassù in cima, in cui c'è questo luogo fluttuante, in cui ci sono tutte le bestie, ascoltatemi bene, quelle bestie lì, gli Ixtar, non mi ricordo il nome di queste creature volanti azzurre, vi ricordate, no, se avete visto Avatar? E il compito di ogni Avatar è dominare la propria bestia, guardate il nostro compito adesso, dobbiamo dominare la nostra bestia! Vi ricordate? E lei gli dice... E lui gli chiede, ma quando è pronto, quando sei in questa zona in cui ci sono tutti questi draghi volanti? E lui gli fa, ma come faccio a riconoscere qual è il mio corpo astrale? Come faccio a riconoscere qual è il mio? Cercherà di ucciderti, gli dice lei. E lui si arma di coraggio e va e riesce a dominare la propria bestia, che diventa un tutt'uno con lui e la bestia fa tutto ciò che vuole il padrone, l'avatar, noi, l'anima. E voi mi direte, Federico, è tutto perfetto, è tutto bello, ti ringrazio. Ma come caspiterina si fa a fare questa cosa? Occorre un lavoro, un capolavoro su noi stessi. E all'inizio bisogna lavorare sulla velocità. Dobbiamo costruire un'entità autonoma all'interno della nostra macchina, all'interno del nostro corpo mentale, un io osservatore che veglia i pensieri e gli impulsi e le emozioni che partono automaticamente. E questo si fa con un lavoro graduale che dovete fare voi, ovviamente, non è che devo fare io. Tutte le persone che ovviamente incontro individualmente, io dico il lavoro dovete farlo voi, in base all'intensità e al vostro livello di coscienza riuscirete a farlo più o breve tempo. Ma sappiate che in questo momento tutto è veramente possibile, le cose vanno veramente molto
più veloci di quanto pensiate. Quindi bisogna lavorare sulla velocità, quello di vedere arrivare gli impulsi, come Neo, se vi ricordate la velocità, guardate, vi ricordate Matrix, no? Neo all'inizio del film, ogni volta che combatteva contro l'ombra, Mr. Smith, prendeva un sacco di legnate, perché l'ombra, Mr. Smith, era più veloce nel combattimento con Neo. E alla fine cosa succede? Dopo un lavoro su di sé, Neo diventa più veloce, diventa l'eletto numero 5 e riesce addirittura a fermare i proiettili con la mano. Ecco, noi dobbiamo fermare gli impulsi esterni, gli impulsi delle nostre meccanicità, delle nostre forme pensiero, prima che queste ci colpiscano. All'inizio non ce la faremo, ce ne accorgeremo dopo, ma intanto non abbiamo nutrito la bestia all'interno di noi e gli abbiamo fatto capire che il padrone di casa si sta svegliando. Stiamo facendo la sfida con quella creatura volante azzurra del film Avatar. E successivamente, quando abbiamo liberato il nostro spazio, abbiamo pulito un po' il nostro campo, andiamo giù, giù dove c'è una porta cardiaca. E se saremo insieme, se ci sarete, ve la apriremo insieme. In questa porta che si apre lì c'è un armadio meraviglioso. In questo armadio meraviglioso possiamo tirar fuori e tornare ad indossare i nostri abiti animici. Volete indossare l'ingenuità questa sera che uscite con il vostro uomo? Oppure voi uomini volete indossare la compassione al matrimonio del vostro amico domenica? Si può fare, e quello è il tesoro. E allora badatevi bene, e dopo chiudo questo video. Il corpo astrale è il corpo liquido. Noi ci immergiamo in queste acque, badate bene. Queste acque sono soggette a forza di gravità perché fanno parte del sistema di Matrix. Noi però all'interno del nostro cuore, e non è metafisica, non è filosofia, io le provo, posso indossarla anche adesso l'amorevolezza, e la sto provando, e si può fare, credetemi. Nel prossimo video vi racconterò meglio anche delle esperienze personali molto belle. E invece questo nostro corpo emozionale superiore, che vi ho già detto prima cos'è, l'ingenuità, la tenerezza, l'educazione, la gentilezza, non è soggetto a forza di gravità, fluttua. Questo nostro corpo liquido superiore cammina sulle acque di questo mondo. Badate bene, i discepoli erano in mezzo al mare, c'era burrasca, c'era vento, c'erano onde alte, erano spaventati. Gesù stava pregando in cima a un monte, li raggiunge camminando sulle acque, perché Gesù era il numero 6, dopo l'iniziazione della crocifissione, il numero 7, il più grande maestro sceso in questo pianeta, e lui cammina sulle acque, parla di questa cosa qui, meraviglioso, eh? E allora arriva lì vicino alla barca e i discepoli, ma cos'è, è un fantasma, e Pietro arriva, sempre Pietro, il maschile, Pietro, dimostrami che sei tu maestro, fammi camminare anche a me sulle acque, e lui fa, vieni. Vieni, all'inizio riesce a fare qualche passo Pietro camminando sulle acque perché aveva fede e fiducia nel maestro. Dopo un po' i venti si alzano, e quando si alzano i venti vuol dire che arrivano i dubbi. Ma ce la farò? Ma non ce la farò? Ma non andrò giù? E quindi subentra la paura. E puntualmente Pietro, che stava anche lui camminando sulle acque perché aveva fede nel maestro, precipita giù e stava annegando. Signore salvami. E cosa gli dice Gesù? Uomo di poca fede, perché hai avuto paura? È tutto lì, è questa la porta stretta. In un mondo dove sembra normale aver paura, in cui stanno facendo di tutto per farci scagliare gli uni contro gli altri, in cui sembra normale tutti quanti, dove ci giriamo intorno, manifestano paura e rabbia, noi dobbiamo avere fede e non porre aspettativa. Così domineremo il nostro corpo astrale, accompagnato da un lavoro su noi stessi che dobbiamo fare giornalmente. Tocca farsi il mazzo, ve lo dico. E non bisogna mai abbassare la guardia, perché non sapremo mai quando ritorna a casa il padrone. Ma di questo ne parleremo nel prossimo video. Condividi questo video e scrivimi in privato, commenta e iscriviti al seminario se hai la possibilità, perché di persona sarà diverso, già pur così è molto bello, ma di persona è un'altra cosa. Buona giornata.